Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel 21esimo episodio su Pokémon Spada. Sempre accompagnato da Atrix con Pokémon Scudo. Benvenuto, caro. Ciao caro, ciao carissimi. Allora, 21esimo episodio. Episodio. Mamma. Però ci dovremmo essere, raga, cioè non dovrebbe mancare molto. Dovremmo andare in teoria a sfidare il campione. Senti, fa una cosa, parla con sta tizia. Poi ci facciamo accompagnare perché non mi dico. Ah, allo stadio. Allo stadio. Sì, sì, accompagnami. Ottimo, seguimi. Grazie tesoro, grazie. Gentile, vedi che comunque se non ti ricordi qualcosa o hai problemi con la memoria, loro ti portano. È condiscendente, sì. Tanto poi arriverà Oppo, tutto l'esercito, ci romperanno i coglioni. Parleremo tre quarti d'ora. Hai parlato con la tizia? Ti sei fatto accompagnare? Sì, 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 mo vado al centro Pokémon, caro, che la battaglia con... Cazzo, hai ragione, il centro Pokémon! Scicalo, dai, no! Mi sono scordato, aspetta. C'ho Inteleon a un punto vita. Sì, vai, anche perché magari ti compri una pozioncina, capito? Ma oramai sono iniziato a parlare qua con Hop, perché appena arrivi sotto le scale ci sta a rompi i coglioni. Spero che sia una delle ultime volte che lo incontriamo. Tube! Ma secondo me sì, vai. Lui sta entrando nello stadio, tutto carico, non sa che la figura di merda che lo attende è terribile. Eccoci nello stadio più grandioso di tutta Galar. Con il tuo talento infiammerai i cuori dei tifosi di tutto il mondo. Ah, ma lui ci sta caricando a noi. No, non hai capito, caro. Noi già questo l'abbiamo battuto. Ah, lui non partecipa. No, l'abbiamo battuto, caro. L'abbiamo battuto. Non ti ricordi? Dai, ora vai a registrarti. Perfetto. Allora, lui mi dice di andare a registrarmi. Però, siccome io non ho curato il Pokémon. Ah, ma il centro Pokémon sta qua sotto. Te l'ho detto, caro. Io c'ho tutto l'occorrente, diciamo, c'ho anticose, ricariche, gli anticorpi. Io sto bene. Gli anticorpi, io sto bene, io ti aspetto. Va bene. Nel frattempo la gente mi cirra. Vai, Atrix, c'è una bambina alquanto strana. Io parlo quello da stare cazzo, ma fangula. Mi dà una Pokéball. Oh, nel frattempo, raga, voglio dirvi che io ho registrato 21 episodi insieme a Mattia qui su Pokémon senza mai lavare e cambiarmi la maglia. Raga, sta maglietta, se solo la toccate, prendete l'ebola. E sì, vi giuro che la metto in vendita su eBay senza lavarla. Immagino quanti acquirenti c'è stato che compassa cosa con l'ebola. No, ma sto ragazzetto da solo mi fa tenerezza. Dove? Posso stringerti la mano? Vatte via. Cioè, posso stringerti la mano, per favore? No, posso stringerti la mano? Certo o grazie? Che cazzo è? Certo. Non scorderò mai questo momento. In realtà ero andato a pisciare, non mi sono lavato le mani. Però dai, andiamo. Registrati. Andiamo. Sfida palestre Tube, ti aspettavamo. Ora che hai trionfato nel torneo delle semifinali, dovrai prendere parte al torneo delle finali, a cui partecipano i sette capi... Come sette capi palestra? Che hai già affrontato. Questa volta però faranno sul serio, quindi non sottovalutarli. Ma che cazzo vuol dire? Ah, quindi i Super 4 sarebbero i Super 7. Quindi questa è la Lega, Sì, questa è la Lega. Se la spunterai sui tuoi avversari, potrai accedere alla sfida delle sfide, il match con il campione. Vuoi andare nello spogliatoio? Se non è una proposta indecente. Ma se ci viene Hope! Se ci viene Hope! No, sarebbe buono che ci venisse Hope nello spogliatoio, perché senso non è che sono tanto tranquillo. E quello Hope è un attimo, caro, Quello un attimo metà bassi fa come la vecchia. No, speriamo che ci stanno tutti. Oh, ma hai visto ci stanno tutti, fra? Aspetta, ma saranno in ordine? Perché se sono in ordine il primo è Erba. No, ci sta Eginio. Eginio? Flavietto, come si chiamava? Non mi ricordo. Allora, il primo ci sta Broly, Erba. Ci sta Broly. Vaffanculo, non ci sta né Broly né il logo di Rente Surge. Entra in campo quando sei pronto. Mattia, andiamo? No. Come no? Che poco metto il primo? Io ho messo Inteleon perché c'ho retromarcia, quindi posso tranquillamente farlo sostituire da solo. Inizia con Volante per sicurezza. Zizamai. No, inizio con Axorus, caro. Bravo, bravo. Sì, l'alternativa era Axorus. Bene, va pure. Tanto Axorus ti carria sta roba, quindi. Allora, Matti. Dimmi. Se tu vuoi sfatare ogni mito che è nato in chat ed ogni meme... Dai prova a tutti i stronzi che non credono in te che vinci questa Lega senza problemi. Assolutamente sì. Vai Mattia, ti voglio carico, cazzo. Assolutamente sì. Cinematica partita. Oramai lo sapete tutti, il mio nome è Dandel e sono il campione. Oggi farò le veci del nostro presidente della Lega Pokémon. Siete pronti a portare sempre più in alto il livello degli allenatori? Vabbè, affangulo a mamma, da gnaccia a leggerlo. Sì. Ok.
Forza allora, basta con i preamboli, che il torneo delle finali abbia inizio! Che non ci occorria manco troppo sto preambolo, ecco. Sì, ma ora la gente è carica, fra, abbiamo fatto il sold out, eh. Sarà Betty, sarà Betty. Un momento. Poi. Oh santo Dio. Cosa ho detto? Era matematico, regà, lo sapevo. Chi è era quello matematico che arriva a Betty. Oh, ma lui mo è il capopalestra della, di quelli Folletto. Vedi com'è vestito? Sì. Perché lei ha ucciso la vecchia capopalestra. Sì, no? Ma dai. Senti, Fra, non mi puoi dire che questo è un uomo, perché non ci credo neanche se gli tocco, essendo. Questa è una donna, caro, questa è una donna. Certamente vi ricorderete donna. Di me. Sono Betty, lo sfida palestre costretto a ritirarsi a suo malgrado. La Beat, lo sfida palestre sponsorizzato dal presidente Rose. Ho un conto da saldare con te, Tube. So bene che questo va contro le regole della competizione, ma vi prego, permettetemi di sfidarlo un'ultima volta. Se perdo, mi ritirerò definitivamente e riterrò conclusa la mia carriera di allenatore. Sarà meglio. Che incredibile colpo di scena, amici tifosi! Betty, l'ex sfida palestre, è tornato di prepotenza in campo. Gentili tifosi, ora ci prenderemo qualche minuto per valutare la richiesta di Beat. Torneremo tra voi tra qualche istante. So che è totalmente ridicolo da parte mia, ma non potevo restare in silenzio, non potevo arrendermi. Se mi sono ridotto così è solo colpa tua. Minchia, mi sento in colpa, Fra. No, sta bella incazzata. No, Fra, mi sento in colpa, Fra. Questa è colpa nostra. Hope è depresso perché gli abbiamo dato schiaffi dal primo episodio. Questa è depressa perché gli abbiamo fatto via la cazziata e questa addirittura gli è età peggio di Hope. Claro. C'è quindi Saurite stato... che secondo me ha fatto la fine del porco. Quindi diciamo non siamo stati bravissimi, diciamo, con gli NPC di questo gioco. Ora devo sopportare quella vecchia con un'insana fissazione per i Pokémon Folletto. Non puoi capire quello che sto passando. Immagino con quel naso stringi le chiappe quando parli con quella. Sarà meglio, sì. Circondato di rosa, tra quiz e lotte insieme ai Pokémon Folletto. Tutto il giorno, tutti i giorni. Guardami ora, senza più un briciolo di dignità. Che ne è della mia fierezza? Quindi lei non, lui non, lei, lui, insomma questa sì. Non c'ha Pokémon Folletto, chiaramente. Beh, in teoria dovrebbe. Ma no. Il campione ha accettato l'improvvisa richiesta di Betty. Di certo il suo proverbiale affetto verso ogni allenatore non gli ha permesso di negare una possibilità di crescere ospitante. O forse l'ha fatto per mettere alla prova Tube? Chi può dirlo? Ad ogni modo non cantare vittoria, il mio spirito non è ancora domato. Dai, oh, quanto preambolo, su! Beh, dai, amico mio, sentimi, fatti quest'ultima cortesia, dai. Dai, diamogli quattro schiaffi a Betty e mandiamola a cogliere Okay, Folletto, vai. Ma oddio, questo è Folletto, non c'è effetto quando visto. Folletto, in teoria Folletto acciaio? Me pare. Che cazzo ne so, caro. So solo che Axolotl non c'ha modo di ucciderlo questo. Sì, vai tranquillo. Senti, ti dico subito, utilizza fuoco e terra. E tu chiaramente fuoco e terra non ce l'hai. Questo è acciaio Folletto, come immaginavo. E quindi? Fuoco. Aspetta, ho detto fuoco? Fuoco terra. Ok, terra io ce l'ho. Vai con. No, vai con Axorus, non ti preoccupa. Ma non ha effetto. Come fa a non avere effetto? Faccio... effetto normale c'è scritto, no? No, non c'è effetto la mossa drago con questo. E allora devi cambiare Pokémon. Mi tocca fargli sgranocchio. Ah, vabbè. Vabbè, no, lui è super efficace, me l'ha quasi shottato, dai. È super efficace? Sì. Non lo so, amico. Avere problemi con Mawile già all'inizio è grave. Quindi io fossi in te metterei a sto punto la scimmia. Ma in realtà non è grave, è solo che mi counterà Axolotl, cioè semplicemente quello. Ovviamente, raga, Mattia ha molti impegni, quindi non è riuscito ad allenare ancora di più i suoi Pokémon. Mentre io durante le live sul sito Viola ho avuto modo di fare dei raid Dynamax, Gigamax, insomma fare un botto di robe. Anche se non ho utilizzato le caramelle che ho trovato per pompare i miei Pokémon, perché spero che il livello che ho raggiunto sia sufficiente. Gardevoir. Ma che livello c'hai te? Ma 59, 57. Sti cazzi, sono molto più alti di me. Gardevoir che è erba? Gardevoir è Folletto psico, quindi puoi utilizzare sia veleno, sia potresti utilizzare spettro. Spettro chiaramente non ce l'ho, c'ho Weezing, va bene, vado Weezing. Weezing sì, c'ha veleno, quindi sì.
Freezing Charlie non dovrebbe essere buono. Sì. Eccoci qua. Okay. Mamma mia, che bello, comunque il tossico giallo, raga. Tra l'altro mi sono accorto che nella grafica del 19° episodio non ho cambiato l'icona del tossico. Vabbè, pazienza, l'ho cambiata dopo. Brutto, non lo posso giocare. Vabbè, fango bomba easy, dai. Fango bomba è buono, dai. Però non me l'ha fatta giocare perché è super efficace. È super efficace contro di me, psico. E quindi non ho giocato fango bomba. E quindi muoio, che cazzo si faccia a questo? Metti uno che non soffre psico. Metti Axorus. Come sta messo Axorus? È morto? Sta a metà HP. Metà HP, allora no, non me lo rischierei. No, adesso faccio una cosa. Metto un altro Pokémon, curo Axorus e metto Axorus. Dai, che sì, Axorus metti, aspetta che ti dico. Questo c'è tutti folletto. Magari metti qualcuno che non che è sacrificabile. Esatto, sì. Aspetta che non mi ricordo che cazzo Pokémon mette questa. Non mi ricordo. Vabbè, comunque sarà di sicuro un altro. Ah, ok, Rapidash, bene. Rapidash è psico, folletto, no? Mi sa psico folletto o solo folletto. No, comunque è okay. Sempre veleno su questo, zio. Non ce l'ho veleno. C'è l'unico Pokémon veleno, me l'ha shottato. Ok, è anche psico. Shottato il Rapidash. Mazzolegno, ho shottato Gardevoir con Mazzolegno. Ma Mazzolegno fra è atomico. Ma che stai dicendo? Oh. Wow, man. La prossima scelta sarà rapida. Cioè, a questo punto continuo con Mazzolegno. Ma continuo a mazzolarlo, sì. Dagli ste mazzolare. L'unico capo palestra su cui potresti avere problemi è proprio lei. Cioè, perché i restanti potrebbero. Sì, infatti, se ti ricordi, il mio problema è stato Poppy, stato, no? Vedi? Sì, cioè, sì, esatto. Perché esatto. Lei praticamente è Poppy. Guarda, vuoi vedere quant'è? L'ultimo capo palestra. Questo mo la Dynamax. Io lo so che la Dynamax, vidi puttana. Ma ha shottato Mazzolegno, incredibile, anche rapido. Ho capito, gioca da solo questo, non ho capito. Porca troia. Chi è il prossimo? Io non lo farei morire, raga. A Teren. Allora io faccio così, mi faccio un attimo sta strategia. Mi gioco Inteleon. Curo il tossico e poi lo cambio. Dai, tanto lo so che adesso lo tiene Maxi, che di puttana. Faccio pure così, ma fammi capire una cosa, è sempre folletto veleno? Chi? È l'ultimo che me, io sto pure all'ultimo Pokémon. È sempre folletto. Vatte via, via. Sì, però occhio che comunque, è Gigamax. È Gigamax, mi sembra. Atterreremo, non è Gigamax. È Gigamax, penso, però vabbè. Guarda, ti direi, giocatela un attimo safe. Sì, io mi tanco, diciamo, il Dynamax con Galletto. Questo mi demolisce. Questo mi demolisce. Ragazzi, questo è davvero forte. Che livello è? Questo fa male a me, ma mio amico, io non lo so se a te. Mamma, quanto è grusso. Grusso, sì. Cazzo di seppia, porco due. Questa se la vede nonna, sai come la concia? Porca madonna, tu nonna. Con due lati fa uno spaghetto. Incredibile. Io provo. Senti, quella roba, lui è fine psicofolletto. Sì. Axorus non dovrebbe avere problemi. Axorus? Ma in teoria Axorus no. Su questo no, tanto lui può fare attacchi di tipo psico. Ok. Ma folletto, ma non dovrebbe essere così temibile come cosa. Vabbè, me l'ha shottato perché tanto lo sappiamo, non è super efficace. Ma è un problema, fra. È un problema. Perché? È un problema. Non sai come ammazzarlo? No, non è che non so come ammazzarlo. È che devo un attimo temporeggiare un attimo. Perché. Ma anch'io sto temporeggiando. E io gli voglio far finire la Dynamax. Così poi glielo butto in culo io. Bravo, poi lo buttiamo in culo insieme. Sì, sì, sì. Insieme. Anche perché questo qua. Non so se a te pure a me mi sta shottando Pokémon dopo Pokémon. Sì, anche a me, anche a me. Fra. Perché è tutto super efficace, chiaramente. Ho capito, però è di livello 53, tra l'altro. Cioè, non è che è sto cazzo di fenomeno. No, capito. Ma c'è pure l'attacco fuoco contro i tipi miei. Ma allora si stessi vedendo. Appunto. Appunto, hai visto? Ma poi si rimpiccolisce. Basta. Giocato Sina. Mi ha giocato Sina. Zitto. Lo iperavveleno. Guarda, questo è buono, iperavvelamento.
Me la gioco così, vaffanculo, senza... Io non la faccio la Dynamax, eh. Bomba, morto. Oh, occhio che puoi usare anche il corvo, eh. È super efficace, acciaio. Mi sei morto, ricordo, però. Arco zio. Vabbè. Sei morto. Sconfitto. Ready, ready. Tu. Betty, vattene a paraculo. L'hai battuta? No, ma quando? Ma io perdo. No, non lo la batto. È finita. Ma almeno sono riuscito a dimostrare di cosa sono capaci i Pokémon di tipo Folletto. Ora, facci un bel piacere. Metti in silenzio tutte le voci su di te. Calati o le case e facci vedere di che tipologia. Ah, oh, bravo, bravo, bravo. Oh. Di che pasta sei fatto? Ho perso. Sei fatto, insomma. Per me è la fine. Amici, la sfida si è conclusa. Betty non ha potuto nulla contro Tube e la sua formidabile squadra. Ehi, Betty, non te la sei cavata male, dai, bella sfida. No, non gli date carica. Torna a lottare ancora, vogliamo vederti in campo. No, aspetta, accidenti, questo non era previsto. Se ti avessi battuto avrei avuto la mia rivincita. In caso contrario mi sarei ritirato per liberarmi di quella vecchia fissata. Senti, ora che il pubblico mi acclama così non ho scelta. Sono costretto a continuare il mio allenamento. Oh, amico, Sabetti ha un fare un po' politico che dice se perdo me ne vado. Tipo se perdo lascio la poltrona, invece sta sempre la cacalucazzo. Invece sta sempre la cacalucazzo, capito? Ho capito. Questa può fare la politica, può fare. Comunque io sono finito, caro. Battuta, Betty. Bravo. Già, perlomeno la prima l'ho battuta, ho vinto. Quindi bravo. Mi difendo con onore. Ora Tube tornerà in ospedale. Dopo questa sfida fuori programma avrà bisogno di rimettere in sesto la sua squadra. Va, vai. Fammi capire se me l'avete già messa in sesto. Sarà pronto, non pure in campo. Le fiamme cominciano. Fammi vedere se me l'avete curati, figli di puttana. Ok, sono già curati. Io rientro subito nello stadio, fra, non voglio parlare con nessuno perché sto nell'ansia da prestazione. Io ti dirò un'altra cosa che secondo me Betty la rivedremo. No, fra, no. Dammi retta, caro, no, sì, no, Betty la rivedremo. Betty la rivedremo, cioè. Non ci credo. Amici tifosi, ci siamo! L'attesissimo torneo delle finali della Coppa Campione di Galar è finalmente iniziato. Parte la sfida del primo turno di lotte. Scende contro in campo... Contro chi gioca, caro? Eh? Contro chi giochi? Ho capito, bastardo, tu mi hai mandato in avanti mandato tipo cavia, dai, con chi giochi? Scende in campo Tube, allenatore sponsorizzato dal campione. La sua avversaria è Azzurra, l'onda travolgente della Lega, esperta di Pokémon di tipo Squirt. Acqua. Agliela! Vieni qua, arriva. Ragazzi, ma è andato la più questa, figa. Ragazzi, la shot. Questa è la shot. Pensa che bello se capita un Pokémon diverso. Come quando in classe facevamo fai compiti con i quiz e alla fine ti diceva che i quiz erano diversi e tu l'avevi copiato, capito? Perché erano messe diverse le lettere. Infatti quello che penso, che se sono diversi facciamo una figura in merda. No, azzurra, caro, okay. azzurra. Hai fatto progressi impressionanti da quando ci siamo affrontati allo stadio di Kelford. L'imbattibile campione è anche un incomparabile talent scout. Purtroppo però tu non sei un campione, né lo diventerai. Sarò io a sconfiggere sia te che Dandel. Non fraintendermi, non so. Ma questa ma fa meno pumpi. Ma questa volta il mio Pokémon Dynamax farà naufragare definitivamente. Ah, però lo culo. Che golicopter? Vabbè, mi sta dando c'è Pokémon acqua, no? Sì. Io mi faccio troppe domande. Che è golicopter? È il primo Pokémon, caro. È Golisopod. Bravo. Aspetta un attimo. Che ti va? Sì. Porca puttana. Che cazzo stai dicendo? Schermaglia super... Eh? Ma come schermaglia? Ma ha fatto un effetto super efficace. No, caro, con l'Icosop non è acqua. Sì, è acqua coleottero. Quindi puoi utilizzare elettro. Non mi dire che non hai elettro. Ce l'hai, te l'ho dato elettro. Ce l'ho elettro. Non scherziamo. Vai, tossico! È la tua partita, bitches! Danza spada! Che è? One shot! Ho capito, l'ho sentito un round, ho detto che cazzo è successo! Qua sto one shottando con criterio, Qua sto facendo con bevenza! Chi è Gallipolo? Ah, come prima, zitto! Gallipolo! Angolo, sono sbagliato. Membro onorario di Gallipoli, tra l'altro. Barra Scawada. Ma raga, ma che cazzo di nomi hanno sti Pokémon? No,
Barrascawa, ma questo è chiaramente questo. Il programmatore qua ha battuto palesemente a caso sulla tastiera e gli è venuto Barrascawa. È scritto un po' a cazzo, diciamo, no? È scritto a caso, tipo ha dato quattro cazzotti sulla tastiera e è uscito questo, dai. Mamma quanto è veloce, Xurus, ma attacca sempre per primo sto struzzo. Oh, però ho fatto quello di merda. Non è efficace. Ma che di puttana, ragazzi, per me. Con due, oh. Oh, ma quindi mi ammazza il tossico. No, come ricarica totale, dai, due coglioni, su. Seeking. Ah, ok, Seeking. Potrei anche lasciare tossico, ma io ho paura che quello me lo sciotta. Che devo fare? Giochiamo sganocchio. Gioca sganocchio. Ma io mamma me la gioco di nuovo con coso, dai, ma le che passa se mi muore lo rianimo, dai. Dai, che Seeking sia più veloce di me mi taglio i coglioni, eh. Ma cinna, è possibile, dai. Ah, beh. Ma per un attimo ho visto le palle uscire proprio tagliate. Io gliene sto shottando uno dietro l'altro nel frattempo, eh. Il problema è che io il volante non so quale è la debolezza, quindi... Elettro. Vabbè, sì, però caro, non è che posso cambiare poco. Ok, a posto. No, lascia elettro. Metti elettro e fai sempre l'elettro. Addirittura Pelipper, che c'ha l'elettro per 4, perché è un'acqua erba. Ok. No, scusa, perdonami. Un'acqua volante. Che cazzo c'entra acqua erba? Vai, cazzo, di nuovo. Barracuda è forte? Ma vai con elettro lo squai. Ah, che poi tra l'altro, perdonami, stiamo parlando di elettro, sì. Ma se tu metti il tuo scimmione e gli fai il tamburo, gli apri il buro, vabbè. Ho capito, Cici. Dreadnought, fermate. Dreadnought, qui è erba per 4. Quindi tu sicuramente lo potrai shottare. Io invece gli faccio una sonora pippa. Allora, Azcroft Trill, lotta tuono. Mi ha detto che per 25 dovrebbe essere. Ah, no, l'altro a meno che non mi distrugge con Zira Vita. Ma che tutte mosse super efficaci ci hanno contro di me? Ma cazzo è possibile? Tutto super efficace. Ma va. Devo curare. Ok. Morto Barracuda. Io sono all'ultimo Pokémon, eh? Questo me lo Dynamax sicuro. E infatti sì. Mi resta un solo Pokémon, ma è la perla più brillante della mia squadra. Cambia Pokémon che mi gioca Gallipoli. Boccia grossa. Ah, c'era quello con la goccia grossa, c'ha? Sì, sì. Beh, le soundtrack non è che sono poi così bellissime, cazzarola. Devo dire. Dreadnought, in onda allo stadio con la potenza traboccante del Gigamax. Che palle questa cazzo di schermaglia, però non sbagliano mai, porca puttana, oh. Non sbaglia mai. Sì. Dreadnought Gigamax è già questa. Bello forte questo. Dreadnought. Ah, Gigamax, ok. Sì, è Gigamax. Che vuol dire Gigamax? Praticamente il Gigamax è una forma diversa dai soliti Pokémon. Ha giusto le statistiche un po' più potenziate, ma niente di particolare. Capito? No, non ho niente borsa. Mo' gli faccio un attacco. Effetto normale, tiro mirato. Mo' glielo faccio e vaffanculo. Tanto gli tolgo un po'. Bang. Porca Motongi. L'hai one shotato? No, oh, quasi fra. Con attacco acqua. Che non è efficace. No, effetto normale, dice. Normale, ok. Vabbè, dai. Questo mi fa capire che se metterò tra poco il tossico, la brutta fine la fa sicuro questa. Dai, va. Andiamo, tossico. Oh, sei io nel frattempo ti dico che sto andando avanti senza manco dynamaxare nessuno. Carlo, tu sei allenato, dai. Vabbè, ma nemmeno tu stai dynamaxando, o no? E io prima ho dynamaxato Oxrus. Ah, ok. No, io non che sto. Che non corre rischi. Io ho vinto, Bravo, caro, bravo. Vai avanti. Tu vai avanti come un treno. Tanto per te, Dreadnought, l'ultimo Pokémon, è il più facile di tutti, fra. Perché tu fai erba, c'hai erba, lo one shotti all'istante, anche da Gigamax. Sì. Ti preoccupa? No, avete resistito senza. La batto. La batto sicuro questa. Ah, il fatto che ci vuole un po' più di tempo. Vabbè. Avete resistito senza battere ciglio all'onda impetuosa dei nostri attacchi. Non mi stupisce che abbiate vinto. Ok. Prima fatta fuori. Il vincitore è Tube. Questa è la seconda vittoria contro Azzurra.
La vostra superiorità è schiacciante. Non sono riuscito a tenervi testa nemmeno con il Dynamax. Ora capisco perché Sonia ti stima tanto. Non fa che parlare di te e della tua bravura. Se lo avessi dato ascolto, forse le cose sarebbero andate diversamente. Sono sicura che in questo momento tutta Galar ha gli occhi puntati su di te. Cavalca l'onda della vittoria fino alla sfida finale, che poi cavalco anche te. Non ti preoccupare, amore. Rimanete con noi. Ci hai detto? Io lo so detto, lo so detto. Ci ha fatto bene, caro. La seconda sì, sfida... Comunque contro Pelli per Erba non è efficace per 4, caro. No, Elettro è efficace per 4 su Pelipper. Sull'ultimo Pokémon Erba è per 4. Vediamo dunque i risultati del primo turno. Allora, Tube vince contro Azzurra, Fabia ha vinto contro Milo, Laburno ha vinto contro Broly, mentre Ginepro ha vinto contro... Ofra! Ginepro, no, depresso, ha vinto contro Kabu! Vabbè, Kabul, rapirai, dai. Su, vabbè, Kabul era veramente scarso, è normale. Comunque, amico, due sfide e siamo al campione. Io direi che questo episodio possiamo chiuderlo anche qua. Nel mentre tu finisci lì, io... Boh, lo guardo il tabellone. No, non lo so guardare. Vabbè, io ho quasi finito, Vabbè. Cioè, mi manca l'ultimo Pokémon che dici che... Erba è per 4. Metti coso, ma non dovresti neanche... Non serve neanche che lo Gigamaxi. Lo Dynamaxi. Lo spacchi. Ok. Allora, io non ho visto, sinceramente. Contro chi cazzo devo fare adesso, regà? Perché non ho letto... L'hai letto adesso il tabellone? Ho letto il tabellone, ma non mi ricordo. Porco demonio, che... raga, purtroppo la memoria... Secondo me non credo che la Burno sia ultimo ancora. Cioè, proprio come mentalità del gioco. Contro quella di tipo lotta devo fare io. Oh, occhio al tabellone, mo che lo guardi, che poi ti setti la squadra. Vabbè, Pelli per... Cioè, vabbè, chiudi l'episodio, caro. Tanto qua perdiamo solo tempo. Continua a curarselo. Tre volte se lo cura, ne faccio più. Pelipper? Cioè, se non se lo cura manco mo lo siamo finiti. Ma se si continua dalla pozione, mi ha rotto il cazzo. Poi, ma dai, che mo muore. Ma non ce l'hai? Oh, ma... Colpo. Ma scusami, ma perché non hai messo è Elettro, morto. Che è per 4? È morto! Ah, okay. È morto, cara. Tre volte te lo dico, è morto. Posto. Sono tutti morti, sono tutti morti. Io però Gardevoir mi sa, raga, che un pochettino di caramelle forse è il caso che gliele do, A che livello sta Gardevoir? 55. Senti, dovrei batterlo in teoria, no? Tracotanza, abbatti sto cazzo di pellicano, non ne posso... Niente. Che? Niente, effetto normale, ho tolto uno HP, l'ho tolto. Ma pure confuso. Ma chi? Eh? Chi è che ti ha confuso? Pelipper mi ha confuso. Ma il non corpo. È ancora morto Pelipper? No. Porco zio. Continua a curarsi. Sei morto. Oh, san di Dio. Sei morto. Quindi mo hai detto che fa per 4, caro. Fa per 4, fa. Per 4, adesso è Erba. Si chiama Dreadnought. Erba, io me lo sono. Il Rillaboom l'ho curato al 100%. L'ho curato perché mi ha detto che è per 4. Bravo, bravissimo, perfetto. Speriamo che sarà per 4 perché poi lo voglio una shottare. Che adesso ce l'ho bello dopo tempo. Non lo Dynamaxo nemmeno, quindi. Ma io non ho capito, perdonami. Non lo Dynamaxo nemmeno. Ma non lo Dynamaxo nemmeno, no. Allora, chi usa colpisce il bersaglio può anche ridurne la difesa. Però, regà, bersaglio ignorando gli effetti di mosse e abilità che attirano altre mosse. No, regà, tiro mirato non me la sento proprio di levarlo. Però gelo raggio lo voglio mettere, sinceramente. Gelaggio e furto. Tolgo sbico attacco. Cazzo, che cazzo ci faccio un attacco di tipo buio su un Pokémon acqua? Fanculo, levalo. Questo sembra un po' di mosse carine. Vedi? Minga figo sto Pokémon, no? Chi lo usa attacca per sempre? Ok, va shottato. Va shottato. Cici. Vedi che comunque io potrei fare anche un attacco tipo del genere. Boh. Zuffa è troppo forte. Zuffa, raga, fa malissimo. Mi può servì. Oh dai, oggi mi sono diviso bene, caro. Ancora non so perso, hai visto? Mi sono diviso abbastanza bene. Dai che stai carico, porca puttana, lo sai. Sto carico. Allora, controllami il tabellone. Contro chi devi fare? Subito. Quando sta... Anzi, aspetta, Madonna, aspetta. Devo chiudere l'episodio perché mi si stacca la macchinetta. Regà, noi ci vediamo tra poco domani con il prossimo video. Sempre solo qui, Stuberanza con Atrix. Ciao. Ciao, carico.